Buongiorno. È pieno di pulcini teenager che molto tranquillamente vanno a passeggio con ancora fili d'erba pendenti dalle labbra. Sì, buongiorno, era da un sacco di tempo che non incontravamo più animaletti di questo genere, vero? Vorrei cominciare questo vlog parlando di qualcosa di abbastanza strano, e cioè recentemente ho pubblicato un video in cui dico di non essermi trovata bene con il gel di aloe vera di Urtekram. Questo ha scatenato un numero di donne che si sono lanciate, sono venute sul mio canale per parlare male del gel di aloe vera come tipologia di prodotto. Ora, mi dispiace dirvelo, però siete voi che vi mettete in questa situazione. La questione è la seguente: vi basterebbe guardare un attimo, prestare un attimo di attenzione ai miei video, per capire che sono 10 anni che io dico che il gel di aloe vera è l'unico prodotto, veramente, come direste voi, adesso vi parlo nella vostra lingua perché così forse capite, è l'unico prodotto il gel di aloe vera top 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 da usare sui capelli. Allora, come vi viene in mente proprio sul mio canale di venire a scatenarvi e a parlare male del gel di aloe vera come tipologia di prodotto? Ma che cosa ci avete in testa? Ma poi la gente che non sa che io sono malata, la gente che vuole fare la mia stilista o la mia parrucchiera, Madonna, ma perché non vi fate? No, ma ci credi che sono andata in un caffè e volevo sedermi a bere un caffè al latte? un cortado sarebbe come, sì, come un vetrino. Un cortado costava 3,80 €, un milk caffè, cioè un caffè latte, costava 5 €. Cioè, gli ho detto proprio Tschüssikowski e me ne sono andata. Guarda quanto è ventennio sto palazzo, soprattutto la parte finale, superiore, ma anche proprio tutto il balcone, estremamente ventenniale, ventennioso. Ma ti immagini che uno deve pagare 5 € un caffè latte così? Era un locale svedese, chiaramente in Svezia, Finlandia, i prezzi sono tutti altissimi, spaventosamente alti, e però non si può, veramente, intollerabile. Eravamo da Starbucks, ma anche lì i prezzi per un cappuccino o per un caffè latte sono esorbitanti, ma cioè non esiste, considerando che io con il caffè latte lo bevo volentieri perché è una fonte di proteine, perché è abbastanza riempiente, anche nutriente. Però mi dà sempre un po' fastidio, perché dipende da come è stato lavorato il latte, no? E da che tipo di latte è stato usato. E quindi io, cioè, sapendo che al prezzo non corrisponde praticamente mai, guarda la maglietta di questo signore, al prezzo non corrisponde praticamente mai la qualità del latte, ma con il prezzo indica l'eleganza del locale, la specialità del locale, no? E allora perché buttare i soldi? Veramente. Oggi c'è una temperatura ideale, perché non è né troppo caldo, non è assolutamente freddo in nessun modo, si sta veramente semplicemente solo bene. Questo negozio, cioè, mi sembra Asso 5, veramente. Asso 5 era un negozio identico a questo che c'era 1 milione di anni fa, a metà anni 70, vicino a dove abitavo. Qui sopravvivono ancora realtà di questo genere. Voi dovete capire bene che
per farlo sopravvivere in realtà di questo genere, che oggi come oggi non attirano assolutamente più nessuno, se non forse ultra ottantenni e qualche sparuto cliente sprovveduto, no? C'è bisogno di montagne di soldi. Quindi il fatto che realtà del genere sopravvivano significa che qua circolano soldi. Ma soldi. Cosa che invece non circola in Italia, dove infatti in realtà del genere sono tutte scomparse da un pezzo. Qui c'è tutta un'atmosfera romantica. Qui una volta, in questo negozio di vestiti, c'era una meravigliosa libreria con un immenso reparto di libri in lingua straniera, ormai non esiste più già da tanto tempo, ma la cosa sorprendente è che la gente tedesca, se io gli ricordo, ti ricordi quando esisteva quella libreria? Quasi si offende, si infastidisce, perché non gli piace che una persona straniera noti il decadimento di una città e di una regione, e soprattutto non gli piace che una persona straniera di una nazione notoriamente semi-analfabeta di un mondo del sud abbia un'attenzione per i negozi di libri che chiudono. È tutto immensamente tranquillo perché sono le 10 di mattina, praticamente in giro ci siamo solo io e i pensionati, veramente, è molto molto presto, e i giapponesi, è pieno di giapponesi. Questo effettivamente è un posto immenso. Soltanto se entro qui dentro mi ricordo come si chiama una ragazza giapponese che conoscevo e frequentavo un po' di tempo fa, perché l'ultima volta che ci siamo viste e che abbiamo chiacchierato amabilmente è successo qui dentro, ma se non entro qui dentro assolutamente non me lo ricordo. Allora, io adesso sto andando al caffè a vedere qual è la disponibilità di posto. Ah, praticamente è tutto vuoto qui. Però non mi piace che i tavolini siano bassi. Ce ne andiamo. La cosa incredibile di questo posto è che c'è una puzza molto intensa di alito cattivo e di sudore misto a brutti deodoranti. C'è proprio una puzza restagnante. Ma comunque noi adesso ce ne andiamo. Senti, guarda qui che cosa sta sorgendo. Diciamo che
In strada c'è ogni tanto qualcuno della mia età, ma sono rare presenze. Che puzza, puzza proprio di gasolio, di benzina, che puzza. E adesso siamo al Karstadt e seguiamo la freccia per raggiungere il ristorante del Karstadt. Ah sì, c'è poi là in fondo un'altra freccia, ce la possiamo fare. Queste belle canzoni anni 80 che è soltanto in Germania. Questo bel abbigliamento qui da pensionato. Ma dov'è? Ah, eccoci, ok. No, è tutto nuovo, è tutto diverso da come lo ricordavo. Dunque, forse queste scarpe, forse qualcos'altro, ma io da giorni, a tratti, all'improvviso, suono quando passo attraverso la sicurezza dei negozi, ma certe volte sì e certe volte no. Allora giustamente vengo fermata, certe volte non mi ferma nessuno e sono io che vado a dire scusate, scusate, suono, fate qualcosa, aiutatemi, così. Ma non si è ancora capito che cosa diavolo è. Adesso arrivo direttamente dal suonare copiosamente dentro un grande magazzino. E allora, dopo aver suonato a tutti i controlli di tutto il grande magazzino, alla fine, prima di uscire, di lasciare definitivamente il grande magazzino, dopo essere passata per tutte le casse, dopo aver svuotato completamente più volte tutta la mia borsa, aver mostrato tutti gli scontrini dei posti in cui sono stata finora, no? Alla fine, prima di lasciare definitivamente il grande magazzino, ho spiegato al bodyguard che era all'entrata: guardi, ma io sto suonando dappertutto, è mezz'ora che non sappiamo e cerco con le persone, gli impiegati, di capire perché suono. E lui mi dice: sì, facciamo una prova. Passo attraverso le porte e non succede niente, non suono. Ma perché? Ma sono giorni che mi succede questa cosa. Ma mi fa veramente troppo ridere questa cosa. Suono, capisci? Suono dappertutto. Adesso non suono più improvvisamente, poi magari fra 10 minuti risuono ancora. Ma è una cosa antipatica, perché la gente, poi mentre ero nel grande magazzino, a un certo punto sono andata in bagno e dal bagno a rientrare dentro il grande magazzino ci sono di nuovo le placche attraverso le quali passare, le placche della sicurezza, io non so come si chiamino. E quindi di nuovo ho suonato ferocemente, ho alzato le mani dicendo alla commessa che era lì lontano, sono io, abbiamo parlato, e la commessa, l'ennesima commessa, che mi ha consigliato di andare alla prima cassa utile a svuotare la borsa e a cercare di risolvere il problema. Però nel frattempo, mentre suonavo all'uscita dei bagni,
è arrivata una bodyguard di colore che parlava precarissimamente tedesco, molto allarmato, è arrivato correndo e mi si è buttato addosso dicendomi fermo, fermo. Vabbè. Ah, infatti in queste occasioni bisogna mantenere un po', cioè bisogna rimanere tranquilli per quanto possibile. Ah. Comunque mi stufo ovviamente perché non capisco perché deve succedere questo, no? Ma forse la devo smettere di mettermi queste scarpe. Queste sono scarpe di Pull&Bear, ordinate via internet. E anche quando ordino le cose via internet da Promod spesso succede che dentro ci rimangono cose, però generalmente le scopro. Invece queste scarpe sono parecchi giorni che le volto e le rivolto in cerca di qualcosa che le faccia suonare, ma non trovo mai niente. Ma poi la cosa assurda è che a tratti suona e a tratti no. Uffa. Succedendo, c'è tutto un percorso per umani ammaestrati. Adesso fa comunque veramente molto molto caldo, infatti tutta la gente uscita di casa dopo pranzo è vestita proprio da estate piena, mentre invece stamattina c'era un'aria fresca, simpatica, molto molto possibile. Il bodyguard all'entrata o anche all'uscita del grande magazzino aveva uno sguardo veramente da coccolone, sembrava la persona più innocua fra tutte quelle che ho incrociato durante tutta la giornata. Non so perché abbia scelto, cioè probabilmente questo è il lavoro che ha trovato e quindi questo è il lavoro che sta facendo, però veramente aveva l'aria più simpaticona e dolciona che la storia li possa ricordare. Tutto va bene, diciamo che è tutto normale, non è che c'è un problema, sa va, veramente. Mentre invece le signore anziane, per esempio quelle che ho incrociato vicino al bagno, tutte enormemente scandalizzate. Aiuto, adesso ricominciamo con gli starnuti, mamma mia. Certo, io comunque con la faccia tutta scorticata dai brufoli, con la mia persona che suona da tutte le parti, le signore che mi fanno le facce scandalizzate e mi additano come per dire lei, l'immigrata di colore, con i capelli scuri, mamma mia. Adesso si tratterebbe di passare là in mezzo al sole cocente. Rieccoci qui, davanti ai pulcini. Questi però sono più piccoli di quelli di stamattina. Oh, ciao! Ciao, carino! Oh, guarda! Pulcini, anatre e zecche dappertutto, perché è così. Una signorina che ha gusti diversi e io abbiamo appena incrociato gli sguardi mettendoci a ridere. Ci siamo capite molto bene. Maintenant, le due signorine sono là. Qui comunque è pieno di italiani. Che caldo spaventoso.
D'altra parte, comunque, oggi in effetti avevano detto che dopo l'ora di pranzo si sarebbero raggiunti 31-32. E infatti, però stamattina si stava proprio bene. Oggetti in una qualche misura molto belli. Però, giustamente, se ci mettessero i prezzi sarebbe meglio, uno si potrebbe fare un'idea. Ecco qui due altre signorine di un tipo diverso. Sto ripensando alle assurdità surreali di quelle che non hanno voluto capire che io stavo solo dicendo che un gel di aloe vera di Urtekram su di me non ha funzionato, e questo mi sconvolge perché sono 10 anni che io uso con successo, soddisfazione, immensa felicità gel di aloe vera di tante marche, di BUB, di BioEarth, di Aubrey Organics, tra l'altro gel di aloe vera che grazie a me e al mio canale sono stati venduti dappertutto. Capito? E queste non c'hanno la cognizione, non c'hanno la testa per capire una cosa così semplice, e vengono sul mio canale non solo a parlarmi male di tutta la tipologia gel di aloe vera, ma si mettono anche a dire: metti l'olio sui capelli insieme al gel di aloe vera, sì, mo facciamo il parrucchiere, apriamo un salone, È vero? Che gente. Mi sembra un po' come quando quella conoscente di una conoscente si presentò a Natale a casa di una conoscente che di mestiere fabbricava, creava panettoni artigianali, e le portò in regalo il panettone del supermercato, e quella si mise a ridere, rideva, cioè ha avuto proprio una crisi di riso che le è durata mezz'ora, e la tizia che aveva portato il panettone in regalo del supermercato è rimasta inebetita ed è stata solo capace di dire: ma non ci ho pensato. Cioè, chi, cosa vi permette di passare attraverso la vita così sovrappensiero, così senza proprio capire nulla di quello che vi circonda? Cioè, veramente. Grandissimo aneddoto che io sono la conoscente della persona che fa i panettoni artigianali, e tutte le volte che ci incontriamo e che andiamo a cena insieme, che c'è un compleanno, che ci sentiamo per telefono, bisogna riaprire il file e riraccontare da capo la storia. Ma ti ricordi quella volta che quella là è venuta a casa mia, mi dice la conoscente, e mi ha portato il panettone a me? Mi fa ridere, ci fa anche piangere. Questo si chiama Stramme Max. Lo Strammer Max è un classico della paninanza alla tedesca. Guarda, vedi il muro? Sembra cemento armato a vista, ma in realtà è carta da parati. Guarda, i fiori di questa viola sono alti come me e sono in due colori.